7.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG2000. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona. Papa Francesco ha modificato così il catechismo della Chiesa Cattolica, che fino a oggi non escludeva ricorso alla pena capitale quando fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Nel nuovo testo si legge che la Chiesa si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Pierluigi Vito. Mi piace fare riferimento a un tema che dovrebbe trovare nel Catechismo della Chiesa Cattolica uno spazio più adeguato e coerente. Penso infatti alla pena di morte. Era lo scorso 11 ottobre quando Francesco pronunciò queste parole. L'occasione era l'udienza con il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nel 25° anniversario della stesura del Catechismo approvata da Giovanni Paolo II. Ed ecco che giunge dal Vaticano la notizia che Papa Bergoglio ha provveduto a riformulare il paragrafo relativo alla pena di morte. Nella precedente versione si ricordava come la Chiesa tradizionalmente non escludeva il ricorso alla pena di morte a condizione dell'accertamento della responsabilità del colpevole e nell'interesse della difesa della vita degli altri esseri umani. Ma pure vi si ricordava come ormai i casi di assoluta necessità di soppressione del reo siano praticamente inesistenti. Francesco ha deciso di fare un passo oltre. La nuova formulazione del numero 2267 del Catechismo, dopo aver ricordato come nel tempo il ricorso alla pena di morte fu ritenuto un mezzo accettabile per la tutela del bene comune, evidenzia come oggi sia mutata la visione della persona, eppure il senso delle sanzioni penali e le possibilità di redenzione dei colpevoli. Pertanto, è scritto, la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Una disciplina che, come espresso dal prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Cardinal Ladaria, in una lettera ai Vescovi del Mondo, inserisce Francesco nel solco dei predecessori, sulla scorta dell'enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II e di ripetute pronunce di Benedetto XVI, in particolare nell'esortazione post-sinodale Africe Munus. In Italia il dibattito politico ruota attorno al decreto dignità. A breve dovrebbe arrivare il via libera dalla Camera per poi approdare in Senato. Con Augusto Cantelmi le ultime novità, come quelle che riguardano i gratta e vinci. Sul gratta e vinci, la scritta nuoce alla salute come sulle sigarette, ha approvato un emendamento del PD al decreto dignità con parere positivo del governo. I taglianti dovranno contenere messaggi sui rischi del gioco d'azzardo. Il voto finale per il via libera al decreto alla Camera è previsto per le 22.30. Sul tavolo dei ministri a Palazzo Chigi per il CDM invece il dossier intercettazioni e sequestro dei beni mafiosi. Subito dopo è previsto un vertice tra il Premier Conte, Salvini, Di Maio e ministri economici per la manovra di autunno. Si parte da una base di 22 miliardi per la legge di bilancio, ma le promesse sono tante e i mercati sempre in allerta. Ma tra PD e 5 Stelle scontro soprattutto al Senato quando si è parlato dello smantellamento dell'Airbus voluto da Renzi. Per soddisfare esigenze puramente narcisistiche. E stallo invece sulla nomina del presidente della RAI dopo il no in commissione a Marcello Foa, candidato della maggioranza. Ma sulla TV di Stato si consuma lo strappo tra Lega e Forza Italia. Berlusconi conferma la bocciatura della scelta di Foa e chiede che tutto venga azzerato. Ma sulla vicenda scoppia anche la polemica sollevata da un settimanale secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, sarebbe stato assunto nello staff della comunicazione di Matteo Salvini. Altro tema d'attualità, l'immigrazione. Dopo l'odissea vissuta dall'Aquarius oltre un mese fa, conclusasi con lo sbarco nel porto di Valencia di centinaia di migranti respinti da Italia e Malta, la nave di SOS Mediterranee ha lasciato il porto di Marsiglia. Non porteremo mai migranti in Libia, dicono i volontari. Flaminia Festuccia. Aquarius è pronto a tornare in Salson per salvare vite. Torneremo lì con più voglia, più coraggio. Il posto di una nave di salvataggio non è al porto.
Ecco le voci dell'equipaggio dell'Aquarius, la nave di soccorso al centro a giugno del braccio di ferro tra il ministro dell'interno Salvini e Malta, poi concluso dopo 9 giorni in mare con 629 migranti a bordo con lo sbarco nel porto spagnolo di Valencia. L'Aquarius è ripartita ieri alle 18 da Marsiglia e oggi a Roma i responsabili di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere hanno ribadito: continueremo a salvare vite perché c'è un'emergenza umanitaria. E spiegano: siamo fuori dai giochi politici, anche se convinti che tutta l'Europa debba fare la sua parte e non si possa pesare solo sull'Italia per l'accoglienza. E sull'Italia ci tengono anche a precisare che non cercano il conflitto con il governo. Già da giugno hanno chiesto di incontrare il ministro Salvini, ma senza risultati. Ma lo ribadiscono senza mezzi termini, non porteranno nessuno in Libia, perché la Libia non è un porto sicuro. Grossi problemi legati alle torture, con persone che arrivano con chiodi nel braccio, nelle gambe. E quello che ci chiedono sempre è no Libia, no Libia, no Libia. E a chi, come ha fatto oggi stesso il ministro Toninelli, afferma che l'Aquarius debba rispettare il diritto marittimo e quindi dalle acque davanti alla Libia puntare a sud e non a nord, rispondono così. Rientrano in una zona definita SAR sotto la competenza libica, che restano comunque acque internazionali dove è garantita la libera navigazione. Persone che dalla Libia fuggono non possono essere sbarcate in Libia se non in contravvenzione dei principi e delle normative internazionali. Con Beatrice Bossi, la cronaca: sono stati identificati i 3 ragazzi che hanno ferito l'atleta italiana di origini nigeriane Daisy Osakwe colpendola un occhio con un uovo lanciato da un'auto in corsa. Uno di loro ha detto si trattava di un gioco. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta, sulla macchina parcheggiata sotto casa c'erano ancora residui di uova sulla fiancata destra. Era l'ennesimo elemento dell'indagine che ha portato i militari di Moncalieri ad individuare i responsabili dell'aggressione di Daisy Osakwe, l'atleta italiana di origini nigeriane che 2 notti fa, mentre passeggiava per la provincia di Torino, è stata colpita da un uovo lanciato da un'auto in corsa. Il titolare dell'auto, intercettata anche dalle telecamere di sorveglianza, è il padre di uno dei ragazzi. In caserma l'uomo ha detto che molto spesso la sera l'automobile è utilizzata dal figlio. Lui, 19enne, ai militari ha subito ammesso di praticare quello stupido gioco. Una goliardata, ha detto, che da mesi mette in pratica insieme agli amici. La notte tra il 29 e il 30 luglio era con altri 2 coetanei, sempre residenti nel torinese, di cui ha fatto i nomi e che nel giro di poche ore hanno ammesso le proprie responsabilità. Probabilmente i 3 ragazzi pensavano di farla franca perché non si sono costituiti neanche quando il loro passatempo preferito è diventato un caso nazionale. Invece dovranno rispondere dell'accusa di lesioni ed omissioni di soccorso, mentre l'atleta azzurra rischia di perdere l'occasione di gareggiare per il paese. Ancora cronaca, a Bergamo 2 neonate sono morte a causa della pertosse a poche settimane di distanza l'una dall'altra. Sembra che le madri non fossero vaccinate. Il commento di un medico al microfono di Maria Sara Farci. Sono nate a poche settimane l'una dall'altra. 2 bambine, una di 40 e l'altra di appena 30 giorni, sono morte di pertosse a Bergamo a distanza di 1 mese. 2 storie simili che portano alla luce i danni di una malattia di cui poco si parla. La pertosse è una malattia infettiva altamente contagiosa che si può trasmettere da persona a persona tramite le goccioline di saliva mentre parliamo, starnutiamo. I soggetti particolarmente a rischio sono senz'altro i bambini sotto 1 anno, in particolare i neonati, quelli di pochi giorni di vita che non sono ancora protetti tramite l'immunizzazione indotta da un vaccino. Per loro le conseguenze in caso di contagio possono essere molto gravi, e questo perché durante la seconda fase della malattia, quella caratterizzata da tosse forte e dal cosiddetto urlo inspiratorio, il bambino può riportare gravi danni al sistema nervoso. Il neonato non può essere vaccinato nei primissimi giorni di vita, per questo è raccomandata in Italia la vaccinazione della mamma in gravidanza alla 28ª settimana di gravidanza. Questo permette di trasmettere gli anticorpi protettivi al bambino. Attenzione però, anche chi ha già contratto il virus non dovrebbe abbassare la guardia, soprattutto se in casa ci sono neonati. Nessun vaccino contro nessuna malattia infettiva ci protegge per tutta la vita, per cui anche per la pertosse è raccomandato un richiamo ogni 10 anni, così come si fa per esempio per il tetano.
E invece, per fortuna, è a lieto fine la storia di un bambino di 4 anni che aveva ingerito una mini pila. Il piccolo è stato salvato dai medici del bambino Gesù, ma dal gennaio 2017 a oggi nell'ospedale romano sono arrivati più di 500 bimbi che avevano ingoiato corpi estranei. Sentite, Alessandra Camarca. Aveva ingerito una comune pila a bottone d'uso nei videogiochi e in altri dispositivi senza che mamma e papà se ne accorgessero. Per questo motivo il piccolo di quasi 4 anni aveva cominciato a manifestare forti dolori addominali, costringendo i genitori a portarlo al pronto soccorso. Sono stati i medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù a scoprire la presenza della batteria nell'esofago grazie a una radiografia addominale. E quella batteria killer nel corpo del bambino aveva sprigionato la sua carica elettrica, bruciando i tessuti e mettendone a rischio la vita. Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza previste dal protocollo nazionale ed europeo per questo tipo di interventi. Il bambino è stato operato d'urgenza, l'intervento di rimozione per via endoscopica si è concluso senza problemi, ma il rischio per il piccolo è stato grande. Non sono rari i casi in cui i bambini, per conoscere ciò che li circonda, toccano, assaggiano e accidentalmente ingoiano le cose più disparate. Da gennaio 2017 ad oggi al pronto soccorso dell'ospedale Bambino Gesù sono giunti più di 500 bambini che avevano ingerito un corpo estraneo e oltre 90 gli interventi di estrazione eseguiti. Gli oggetti recuperati dal corpo dei più piccoli, talvolta non senza rischi, sono raccolti in una bacheca esposta nel reparto di chirurgia endoscopica digestiva dell'ospedale. Dietro ogni pezzo in bacheca c'è una storia, fortunatamente a lieto fine, come quella di Luca, che era in barca con il suo papà quando, invece di provare curiosità per il pesce appena preso all'amo, ha giudicato più interessante lo strano oggetto ricurvo e ha deciso di assaggiarlo. Così è scattata la corsa all'ospedale, oppure la storia della piccola Giulia, che con in bocca il lecca lecca lo ha trovato così buono che ha deciso di mangiarlo proprio tutto, bastoncino compreso. Anche per lei tutto è bene quello che finisce bene. E veniamo alle condizioni meteo. Dopo l'apice di caldo raggiunto nelle ultime ore in Italia, sono in arrivo piogge e temporali tipicamente estivi. Sandra Pizzurro. Roma e Firenze le città più calde oggi, che hanno raggiunto i 35 gradi, ma alle temperature elevate già da qualche ora stanno subentrando forti temporali al nord e centro Italia, che portano con loro un'intensa attività elettrica, raffiche di vento e molti disagi. Frane in Valtellina, con 33 persone evacuate tra Livigno e Bormio, chiusa la strada del Passo del Gallo. 8 persone bloccate da una piena nel Lucchese, i salvataggi sono in corso, sono rimaste bloccate mentre stavano effettuando la discesa integrale dell'Orrido di Botri, grande canyon che si trova in provincia di Lucca. Allagamenti nel Veronese, mentre a Cortina è stato dichiarato lo stato di crisi. L'acqua, mista a fango e detriti, è fuoriuscita dall'alveo del torrente Rutorgo, allagando alcune abitazioni e provocando il cedimento di un ponte sulla strada comunale di Mortisa. In Sardegna un'eccezionale grandinata che ha creato alcuni disagi per gli automobilisti che transitavano sulla statale 131 all'altezza dell'altopiano di Campeda, nel territorio di Nuoro. È allerta arancione in gran parte della Basilicata per la giornata di domani, mentre l'allerta gialla sarà su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria. Da domenica nubi e pioggia si sposteranno su Sicilia e Calabria. E andiamo ad Assisi adesso per la tradizionale festa francescana del perdono che si celebra oggi. L'indulgenza plenaria può essere ottenuta visitando la Porziuncola, dove morì San Francesco, oppure recandosi anche nelle chiese parrocchiali. Vito Rettore. È il giorno dell'indulgenza plenaria. Migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo sono arrivati qui nella città della pace per il perdono di Assisi. Una solennità voluta da San Francesco 8 secoli fa, il suo messaggio è sempre attuale. Il perdono si riceve e solo se si riceve si può donare. Ecco allora perché la festa richiama così tanta gente, giovani, meno giovani, persone in cammino e chi magari solo incuriosito, perché l'amore di Dio è universale e vuole incontrare tutti. Per ottenere l'indulgenza plenaria è necessario confessarsi, fare la comunione, pregare secondo le intenzioni del Papa e visitare una chiesa francescana o più semplicemente una parrocchia. Migliaia di giovani sono arrivati in pellegrinaggio qui ad Assisi nel nome di San Francesco. Da Alberobello fino all'ultima tappa è stata Massafra, poi abbiamo fatto Trevi e adesso siamo qui. Voi da dove venite? Dall'Albania. Abbiamo marciato tutto il giorno e siamo arrivati, piano piano siamo arrivati qui in Italia. A piedi dall'Albania fino ad Assisi? No, abbiamo fatto delle tappe, però sotto il sole, sulle montagne dell'Albania, e siamo arrivati piano così. Quanti giorni avete impiegato per arrivare qui a Assisi?
Quasi 10 giorni. E dopo giorni di cammino, finalmente la porziuncola, finalmente il perdono di Assisi. Ci fermiamo qui, il telegiornale torna domani a mezzogiorno. Vi ricordo anche l'appuntamento con la rassegna stampa alle 6:30 domani mattina. Buona serata.